calendario per la solidarietà? Certamente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sono anni che si sta spendendo sul versante dell'aiuto ai bambini, e quindi il calendario della Polizia di Stato è anche una forma di finanziamento all'UNICEF, che nel mondo attua questa politica di sostegno ai ragazzi, ma in tutto il mondo. Quindi noi anche quest'anno col calendario della Polizia abbiamo fatto quest'opera, diciamo, di bene nei confronti dei giovani, dei fanciulli in tutto il mondo. Per quanto riguarda i dati del 2017, sono in calo la maggior parte dei reati nella città di Salerno, in aumento però sensibile è quello dei furti nelle abitazioni. Sì, certamente questo è un dato che non si può nascondere, è sotto gli occhi un po' di tutti, però noi stiamo lavorando anche con l'autorità giudiziaria sotto questo versante per poter incastrare, diciamo, questi soggetti che attentano alla libertà e alla libera vivibilità anche nel proprio domicilio. Durante quest'anno abbiamo anche arrestato alcuni, erano bulgari che facevano furti in appartamenti. Ovviamente stiamo su quella scia, stiamo ancora lavorando e speriamo quest'anno di poter dare un colpo in maniera, un colpo quasi direi mortale a queste organizzazioni criminali che vengono anche da fuori. Certamente non sono del territorio salernitano, vengono da fuori e quindi vengono a devastare, a saccheggiare le abitazioni dei cittadini di Salerno. Un anno importante anche rispetto alla gestione dei flussi migratori. Sì, abbiamo avuto 7 sbarchi, durante quest'anno abbiamo avuto 7 sbarchi e, con circa 6.000 migranti, 6.000 migranti che sono stati accolti. Ovviamente Salerno si è dimostrata all'altezza di essere una città dell'accoglienza, sono stati accolti, sono stati rifocillati e dopodiché una parte è rimasta qui nel territorio della provincia di Salerno, mentre l'altra parte è stata destinata in centri di accoglienza dell'intero territorio nazionale. E sono stati ovviamente identificati, è stato dato loro la possibilità di richiedere asilo politico, perché la maggior parte di questi soggetti provengono da aree dove insistono eventi bellici, dove esistono persecuzioni di carattere razziale. Quindi il nostro paese, anche nello spirito dell'articolo 10 della Costituzione, ha accolto e ha posto le basi per poter anche concedere eventuale diritto d'asilo nel nostro territorio. Il nuovo strumento per il decoro urbano invece è quello del DASPO urbano, si viaggia al ritmo di quasi 2 al mese, insomma la provincia di Salerno è una di quelle che le applica di più. È un fenomeno che non abbiamo sottovalutato, questo, perché diciamo che è il fenomeno che tocca da vicino il cittadino, il parcheggiatore abusivo che insiste con petulanza nei confronti del cittadino che deve parcheggiare la macchina, è un fenomeno che comunque andava attenzionato e represso. Lo strumento del DASPO urbano introdotto da un decreto del Ministro dell'Interno Minniti ha avuto dei buoni risultati anche nella provincia di Salerno, che forse è una delle prime province ad aver attuato a livello nazionale questo provvedimento, questo strumento che è nelle mani del Questore. Noi ne abbiamo fatti abbastanza. Credo che voi poi nel corso dell'irrogazione di questi provvedimenti siete stati puntualmente informati, quindi diciamo che la statistica è abbastanza positiva. Ovviamente il problema è la violazione del DASPO del Questore. La violazione del DASPO del Questore è punita con una norma, l'articolo 650 del codice penale, che irroga una pena molto blanda. Sarebbe auspicabile che venisse introdotta una norma con una maggiore efficacia deterrente per poter dare al fenomeno anche la giusta collocazione nell'alveo delle norme del codice penale per la repressione dello stesso fenomeno. Lei parlava dei reati, soprattutto quelli che interessano più le persone, come esempio i furti in appartamento. Può essere importante questa nuova rete di videosorveglianza anche per questo motivo? Tra l'altro avevate in programma ieri, mi sembra, un incontro, non so se c'è stato oppure no, per decidere il posizionamento. Allora, per quanto riguarda la videosorveglianza, noi già abbiamo un sistema di videosorveglianza che sarà implementato
entro, diciamo, nei primi mesi di quest'anno, anche alla luce dell'intervento della Camera di Commercio che ha stanziato dei fondi. C'è stato, e voi eravate tutti presenti, c'è stata una riunione, io ho fatto dei sopralluoghi, quindi abbiamo attenzionato le aree ancora che sono scoperte sotto questo profilo e anche il Comune, pare c'è stata una dichiarazione di intenti del Sindaco, anche il Comune parteciperà in maniera incisiva ad una successiva implementazione del territorio. Quindi speriamo di avere nei prossimi mesi una rete che possa dare anche la giusta valenza anche alla repressione di questi fenomeni, perché la videosorveglianza, non lo possiamo nascondere, ma è uno strumento efficace di aiuto alle forze di polizia per reprimere reati di ogni tipo, dall'omicidio al furto, allo scippo, alla rapina. Quindi io spero che nei prossimi mesi si possa attuare in maniera definitiva questa implementazione che ora è ancora allo stato, diciamo, progettuale. È passato il Natale, è passato anche il Capodanno, siamo nel periodo di luci d'artista, un evento che richiama sempre migliaia di persone in città a Salerno, quest'anno svolto con misure di sicurezza ovviamente straordinarie in base alla circolare Gabrielli, finora però si sta svolgendo tutto in maniera regolare. Posso dirlo che questo è un vero successo delle forze dell'ordine, ma è un successo che deriva anche da una forte collaborazione con l'amministrazione comunale, che ha messo in campo anche le forze della polizia locale. Noi per i profili della sicurezza abbiamo agito anche con l'impiego di unità antiterrorismo sia della Polizia di Stato che dell'Arma dei Carabinieri, sono unità specialistiche, specializzate, che hanno anche un armamento particolare e che garantiscono appunto la salvaguardia dei cittadini da eventuali azioni o aggressioni di natura terroristica. Penso che abbiate anche visto che il territorio, soprattutto il centro storico, è stato fortemente presenziato dalle forze di polizia, soprattutto nei fine settimana, che sono i giorni in cui la popolazione esterna, turisti o quant'altro proveniente da altre parti del territorio nazionale, si riversano su Salerno. Abbiamo presidiato tutti gli incroci a rischio della città, sia con degli strumenti mobili, quindi le macchine della polizia, dei carabinieri, della polizia locale e della Guardia di Finanza, sia con strumenti di carattere fisso, i cosiddetti New Jersey, che abbiamo apposto in alcuni incroci, in alcune zone anche sensibili della città. Una criticità resta sul piano della sicurezza, il nodo lungomare, il porto turistico per quanto riguarda lo spaccio di droga in particolare. Allo spaccio di droga è stato dedicato una particolare attenzione quest'anno e abbiamo arrestato numerosi soggetti, soprattutto extracomunitari, che spacciano nella zona del lungomare. Io spero che quest'area venga anche videosorvegliata, perché anche con la videosorveglianza avremo un forte aiuto per stroncare questo fenomeno. L'attenzione però non è mai calata, abbiamo messo in campo una serie di forze anche specializzate come i Falchi e soprattutto con l'aiuto di Falchi, che agiscono con mezzi veloci, con le moto, siamo riusciti a colpire e a dare colpi abbastanza forti al fenomeno, con l'arresto di numerosi extracomunitari, soprattutto di etnia gambiana.